Miracoli di fede, preghiera di guarigione potente con Padre Emiliano Tardif, rinnovamento nello Spirito Santo. Scopri la potenza della preghiera con questo momento spirituale guidato da Padre Emiliano Tardif, una figura chiave nel rinnovamento nello Spirito Santo. Unisciti a noi in questa sessione di preghiera profonda e lasciati toccare dalla grazia divina per ricevere guarigione fisica, emotiva e spirituale. La preghiera di guarigione di Padre Emiliano Tardif è un potente strumento di fede che continua a ispirare e a portare speranza nella vita di molti. Non perderti questa opportunità di rinnovare lo spirito e di cercare una connessione più profonda con il divino. Che tu stia cercando guarigione per te stesso o per un caro, questo video ti guiderà in un cammino di riflessione e rinnovamento spirituale. Iscriviti e attiva le notifiche per non perdere nessuna preghiera futura. Adesso Don Dino Foglio ci ha appena annunciato che due persone che si incontrano nell'altra sala si sono alzate dalla sedia a rotelle improvvisamente. Alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Avevo disturbo proprio nel sentire, non prendevo bene le parole, se non che durante la preghiera mi sono sentito un calore, un sonico nelle orecchie e mi sono sentita completamente le orecchie aperte, per cui sento perfettamente. Lode e gloria a te, Signore Gesù, gloria e lode a te. Grazie, Signore, lode e gloria a te. Qual era il tuo problema? Ero daltonico. Daltonico? E adesso che è successo? Avvicinati. Vedo tanti colori. Vedi tanti colori. Gloria al Signore. Alleluia. Debemos recordarnos, hermanos, como en la historia de la salvación, la sanación es una manifestación de la victoria de Jesús sobre el pecado. Perciò dobbiamo vedere, fratelli, che la guarigione è una vittoria di Gesù sul peccato. Perché Gesù vino a liberare il suo popolo dal peccato. Perché Gesù è venuto a liberare il suo popolo dal peccato. E lo libera derramando il suo sangue per noi e perdonandoci. E lui lo libera spargendo il suo sangue per noi e liberandoci. Però para que los hombres crean che él tiene poder para perdonar los pecados. Però affinché gli uomini possano credere che lui ha il potere di perdonare i peccati. Él destruye también las consecuencias del pecado. Lui distrugge anche le conseguenze del peccato. Y dice San Pablo, la muerte entró en el mundo por causa del pecado. E dice San Paolo, la morte è entrata nel mondo a causa del peccato. Después del pecado original, Dios le dijo a Adán, morirás de muerte. Perché dopo il peccato originale, e Dio disse ad Adamo, morrai. E Gesù, che viene a distruggere il peccato, distrugge la morte, resuscitando a Lázaro, resuscitando al hijo de la viuda de Naín, e resuscitando el mismo glorioso del sepulcro. E Gesù, che distrugge il peccato, ha vinto la morte, risuscitando Lázaro, risuscitando il figlio della vedova, e infine risuscitando lui stesso. E sua propria resurrezione è la segnale definitiva della sua vittoria. E la sua propria risurrezione è il segno definitivo della sua vittoria. E él nos promette che risusciteremo tutti. E lui ci promette che tutti un giorno risusciteremo. Però non tutti per la stessa sorte. Però non tutti per la stessa sorte. Come dice il profeta Daniel, unos resucitarán para su eterna salvación y otros para su eterna condenación. Così come dice il profeta Daniele, alcuni risusciteranno per la propria condanna ed altri per il proprio premio. Y preguntarnos si en verdad estamos caminando como salvados. E domandarci se veramente stiamo camminando come uomini salvati.
Si estamos caminando como peregrinos de otro reino. Se stiamo camminando come pellegrini di un altro regno. Jesús nos ofrece su perdón. Gesù ci offre il suo perdono. Él viene a salvar al hombre y al hombre entero. Lui viene a salvare l'uomo e l'uomo intero. En su cuerpo y en su alma. Nel suo corpo e nella sua anima. Y Jesús, destruyendo los efectos del pecado original, sana enfermos. E Gesù, distruggendo l'effetto del peccato originale, guarisce gli ammalati. Porque la enfermedad en el mundo también es consecuencia del pecado original. Perché le malattie nel mondo sono esse conseguenze del peccato originale. Y el texto más claro que encuentro en el Evangelio donde Jesús sitúa la importancia del ministerio de sanación. E il passo più importante che troviamo nel Vangelo, dove mette in evidenza il ministero di guarigione, es en la sanación del paralítico. E nella guarigione del paralítico. Cuando Jesús le dice primero tus pecados te son perdonado. Dove Gesù gli dice per prima i tuoi peccati ti son perdonati. Y los escribas que estaban ahí comenzaron a murmurar en su corazón. E gli scribi che erano lì presenti incominciarono a mormorare nel loro cuore. Y a decir quién es este para perdonar los pecados. E a dire ma chi è costui che perdona perfino i peccati? Y Jesús conociendo el pensamiento de sus corazones. E Gesù conoscendo i pensieri nei loro cuori. Dijo. Disse. ¿Qué es más fácil? Che è più facile? Decirle a este tus pecados te son perdonados. Dire a costui i peccati tuoi ti son perdonati. O decirle levántate y camina. O digli alzati e cammina. Y entonces Jesús tuvo una palabra luminosa. E allora Gesù ebbe una parola luminosa. Que nos indica claramente la importancia de la sanación en la historia de la salvación. Che ci indica l'importanza della guarigione nella storia della salvezza. Para dar credibilidad a la palabra de Dios. Per dare credibilità alla parola di Dio. Y Jesús dijo. E Gesù disse. Para que los hombres sepan. Para que gli uomini sappiano. Que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ti dico, alzati, piglia il tuo lettuccio e vattene a casa. La renovazione nello spirito è una forza evangelizzadora. Il rinnovamento nello spirito è una forza evangelizzatrice. Y el mismo Jesús que nos mandó a proclamar su evangelio nos ofreció acompañar nuestra evangelización con señales. E lo stesso Gesù che ci mandò a proclamare il suo Vangelo ci promise di accompagnarlo con segni. Y qué distinta es la evangelización cuando Jesús manifiesta su presencia a través de su perdón, a través de la sanación interior, a través de sanaciones físicas. E come differente l'annuncio del Vangelo quando il Signore lo accompagna con guarigioni interiori attraverso il perdono e con guarigioni fisiche. Realmente estamos viviendo una nueva evangelización. Veramente possiamo dire che stiamo vivendo una nuova evangelizzazione. Y todavía no hemos visto nada. E ancora non abbiamo visto proprio niente. Porque en el mundo entero se multiplican los signos y los prodigios. Dato che nel mondo intero si moltiplicano i segni e i prodigi. Para que el mundo crea que Jesús es el Mesías Salvador. Affinché il mondo possa credere che Gesù è il Messia Salvatore. Y Jesús nos dice a nosotros lo que dijo a los discípulos de Juan el Bautista después de manifestar su gloria. E Gesù dice anche a noi quelle stesse cose che disse ai discepoli di Giovanni Battista. Vayan y cuenten lo que han visto y oído. Andate e riferite e dite quello che avete visto e udito.
Por tu preciosa sangre derramada por nosotros. Per il tuo preziosissimo sangue versato per noi. Comienza a sanar a muchos enfermos esta mañana. Incomincia a guarire molti ammalati questa mattina. Tu eres el buen pastor, Jesús. Tu sei il buon pastore, oh Gesù. Y todos son ovejas de tu rebaño. E tutte sono pecorelle del tuo ovile. Ten compasión de ellos. Abbi compassione di loro. Te lo pedimos por intercesión de nuestra madre, la Virgen Santísima. Te lo chiediamo per intercessione della mamma nostra, la Vergine Santissima. Y te pedimos que bendiga y que sane a muchos enfermos entre nosotros. E ti chiediamo che tu guarisca molti ammalati in mezzo a noi. Y a los que tú no vas a sanar, Señor, porque tu plan amoroso es distinto para ellos. E quelli che tu non guarirai, oh Signore, solo perché il tuo piano amoroso è differente per loro. Te pedimos que les dé fortaleza. Ti chiediamo che tu li fortifichi. Para que puedan vivir con su enfermedad sin nunca desesperarse. Affinché possano vivere con le loro malattie senza mai disperarsi. Y que puedan ofrecer sus sufrimientos uniéndolos a tus sufrimientos en la cruz para darle un valor de redención. E che possano offrire i loro dolori uniti a quelli tuoi sulla croce per la salvezza loro e del mondo. Gloria e alabanza. Lodi a te, Signore, glorificato sia il tuo nome. Todos los que oran en lengua, dejen que el Espíritu Santo ore en ustedes, que canten ustedes las alabanzas de nuestro Dios. Tutti coloro che con la forza dello Spirito Santo hanno ricevuto il dono delle lingue, che lodano e benedicono il Dio cantando e lodando in lingue. Oh, era la tacinto ibera cara la inceranta. Oh, maranta la taibu. Lo primero que recibo en mi corazón es que Jesús en este momento está sanando a muchas personas que sufren de insomnio, que sufren en su sistema nervioso, muchas personas que han perdido la paz, y Jesús está sanando físicamente el sistema nervioso de muchos hermanos y está sanando heridas emocionales del corazón de muchos entre ustedes. La prima parola que ricevo nel mio cuore è che il Signore sta guarendo molti che soffrivano di insonnia, che non riuscivano a trovare pace e tranquillità, e il Signore li sta guarendo anche fisicamente del sistema nervoso. Y el Señor está sanando personas que sufrían de los hombros y que no podían levantar sus brazos, y con sorpresa han sentido un calor corriendo sobre sus hombros, sobre su espalda, y ahora con mucha facilidad, moviendo sus brazos, se van a dar cuenta que ya pueden levantar sus brazos y darle gloria al Señor. Vi erano alcune persone, o meglio, vi sono alcune persone che soffrono di dolore agli omeri, e a causa di questi dolori non erano capaci, non potevano alzare le loro mani. Ma in questo momento il Signore li sta guarendo. Con Gesù, los sordos oyen, los ciegos ven y los cojos andan. Fratelli, con Gesù i ciechi vedono, i muti parlano, i sordi odono e gli zoppi camminano. E in questo momento e ci hanno appena avvisato che il Signore sta compiendo molte guarigioni anche nell'altra sala, nella sala dove possono assistere solo per televisione. E diamo gloria al Signore, e questo ci dimostra che il Signore non è limitato. Gloria a te, Signore.
E ci hanno appena detto che una delle persone guarite alle ginocchia addirittura aveva un ferro nel ginocchio e non si poteva muovere, e adesso è arrivata fino a qui. Così ascoltiamo un momento la sua testimonianza. Mientras ella se está acercando, hermanos, yo quiero darle esta palabra del Señor. E mentre la signora si avvicina, io voglio dirvi quest'altra parola che il Signore mette nel mio cuore. El Señor me da en mi corazón que Él quiere liberar a muchas personas de sus muletas, de su bastón. Él está sanando personas que sufrían de las piernas. El Señor me está diciendo que en este momento vuol guarire molte persone che avevano problemi ai piedi e alle gambe e che erano obbligate a camminare con un bastone, con stampelle o cruce. Y ustedes, los que reciben sanación en sus piernas, sienten algo que está pasando. Ustedes sienten sea un escalofrío o un calor en las piernas y un gran deseo de levantarse a caminar. Y yo le invito en el nombre de Jesús a que se levanten y caminen sin muleta, los que sienten su sanación. Adesso, quelle persone che il Signore sta toccando e guarendo alle loro gambe, avvertono nelle loro gambe come una specie di formicolio, calore e un grande desiderio di alzarsi. Io dico a queste persone, nel nome di Gesù, fate la prova ad alzarvi e a dare i primi passi e a camminare senza cruce, senza bastoni. Nosotros le damos tiempo y mientras tanto vamos a escuchar el testimonio de nuestra hermana. E noi gli diamo il loro tempo per verificare che si possono muovere. Allo stesso tempo ascoltiamo la testimonianza della nostra sorella. Beh, io sono della Spezia. Sono stata operata da un'artrosi tibiale con un ferro in un ginocchio destro. Ho avuto un intervento l'anno scorso da una noce valvo, un dito a martello, una plastica anotomia nella solita gamba destra. Adesso, ringraziando il Dio, mi inginocchio e ho incavalcato le gambe. Grazie al Signore, grazie a Maria che ho sempre pregato, pregate, pregate, pregate. Gesù sta manifestando su gloria. Gesù sta manifestando la sua gloria. E hai persone che cominciano a camminare sin muleta. E adesso vi sono delle persone che camminano senza bastone. Ed ecco qui che c'è un uomo. Due altre persone stanno venendo dall'altro lato. Che cammini sola. Che cammini sola la signora, devono camminare soli, quelli che il Signore ha toccato e ha fortificato. Non poteva camminare senza bastone. Prima non poteva camminare senza bastone. Anche hai una? Ce n'ha una. Dopo. Può camminare da sola, ce la fa? Non bisogna aiutarla. Piano allora, piano però, non si affretti a correre. Dove sta la sua muletta? E dove sta il suo bastone, signora? L'ha lasciato dietro? Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome. En este momento il Signore sta toccando a muchos paralíticos. In questo momento il Signore Gesù sta toccando molti che soffrivano di paralisi e li sta guarendo. Vamos a seguir mirando a los que el Señor está levantando de su silla. Continuiamo a guardare e a vedere quelli che il Signore sta alzando dalle sedie a rotelle e fortificandole nelle gambe. Gloria a te. Ahora
pueden sentarse los que se han acercado y vamos a buscar los otros. Y adesso, coloro che già sono arrivati qui vicino all'altare, camminando, possono ritornare ai loro posti, mentre cercheremo altri che sono stati guariti. Porque es un momento de grandes bendiciones y hay otros que se quieren levantar. Perché questo è un momento di grande benedizione e vi sono altre persone che desiderano alzarsi. Vamos a escuchar a ver dónde están los otros. Vogliamo vedere dove si incontrano gli altri. Questa sorella da 20 anni non camminava, è venuta fino qui e ha fatto la scala. Gloria al Signore, alleluia. Da 11 anni che porto i bastoni, ora non lo porto più. Ho sentito un gran dolore, un gran calore alla gamba destra, e da 11 anni che porto il bastone, perché sono stata operata, ma non mi è dato bene intervento. Ora cammino e ringrazio e lodo, grazie Signore. Grazie Gesù. Sono 20 anni che non camminavo, ho subito un'operazione alle ginocchia e porto la endoprotesi di ferro e all'anca destra anche una protesi e mi facevano male anche le braccia. Ho sentito il calore quando padre Emiliano ha detto. Ho sentito calore, ho sollevato le braccia. Grazie. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Alleluia. Alleluia, Signore Gesù. Hermanos, mientras Jesús está sanando a otros de parálisis, aquí hay un hombre que no podía levantar su brazo derecho porque sufrió de una trombosis. Fratelli, mentre il Signore continua a guarire altri, sta guarendo anche un uomo che soffriva di paralisi al braccio a causa di una trombosi. Non aveva forza per levantare il suo braccio e ora lo può levantare e darle gloria a Dio. Non aveva forza nel braccio per poterlo muovere, ma adesso il Signore l'ha fortificato, lo può alzare, lo alzi e glorifichi Dio. Dove sta ese hermano? Dove sta quest'uomo che aveva il braccio destro paralizzato, il braccio paralizzato? Se alguien lo vea y que nos ayude. È un uomo. Chi è quest'uomo che aveva una paralisi al braccio a causa di una trombosi e adesso può muovere il braccio? Può essere. Adesso Don Dino Foglio ci ha appena annunciato che due persone che si incontrano nell'altra sala si sono alzate dalla sedia a rotelle improvvisamente. Alleluia. Rendiamo grazie a Dio anche. Attenzione, due nostre sorelle affette da sordità si sono tolti gli apparecchi e stanno udendo perfettamente, sono qui. Da quando avevo 30 anni proprio soffrivo da mal orecchie e poi anche di una forte sordità e da un po' di tempo adesso portavo l'apparecchio. Sono di Volpiano, della provincia di Torino, e guardate, non capivo niente prima, ho avuto proprio questa meraviglia, proprio questa grazia. Grazie Signore, grazie. Mi chiamo Alessandra di Porto Recanati. Sono nata di 6 mesi e prematura. E ora mi sono alzata dalla sedia e ho cominciato a camminare.
ero sofferente dell'orecchio destro, sentivo pochissimo e avevo disturbo proprio nel sentire, non prendevo bene le parole, se non che durante la preghiera mi sono sentito un calore nelle orecchie e mi sono sentita completamente le orecchie aperte, per cui sento perfettamente. Lode e gloria a te, Signore Gesù, gloria e lode a te. Grazie, Signore, lode e gloria a te. Vi è un'altra signora qui davanti a noi che lo stesso si è tolto gli apparecchi dagli occhi, dagli orecchi, e dice che sente bene, non ha più bisogno degli apparecchi per sentire. Gloria al Signore, alleluia. Sorda, come sorda. Hermana sta camminando. Sta arrivando anche una suora che aveva problemi e il Signore l'ha toccata. Sono due, gloria al Signore. Sta passando lo che disse il salmista. Sta succedendo, miei cari fratelli, quel che il salmista ci dice. Las maravillas del Señor son tantas que no podemos enumerarla. Le meraviglie che il Signore fa sono tante che noi non le possiamo neppure contare. Gesù sta rinnovando la fede del suo pueblo. Il braccio qual è? Questo pane. Il Signore che abbiamo a fianco, che è tanto emozionato che dice che non ha il coraggio di parlare, è il Signore che a causa di una trombosi aveva il braccio che non poteva muovere. Sta a fianco a noi e alza il braccio. Gloria al Signore, lode a te, Signore Gesù. Alleluia. Adesso come ti chiami? Bonetto Walter. E qual era il tuo problema? Ero daltonico. Daltonico? E adesso che è successo? Avvicinati. Vedo tanti colori. Vedi tanti colori. Gloria al Signore. Alleluia.